Active Abruzzo Real Experience è la nuova iniziativa per promuovere il turismo di CNA regionale. Si tratta di un vero e proprio tour a cui prendono parte 9 tra i top operator più importanti del mondo. La seconda edizione della manifestazione prende il via dall'Aquila con una presentazione a cui hanno preso parte gli attori della manifestazione. Active Abruzzo è un progetto di CNA Turismo Regione Abruzzo ed è indirizzato a tour operator italiani e internazionali che portiamo qui in regione per far riconoscere dall'interno, dal cuore, questi percorsi. Due itinerari, uno iconico e uno culto, sono i nomi ai quali abbiamo dato a questi due itinerari. Uno affronta il percorso in bicicletta, quindi bici da strada, sia assistita che muscolare, dipende dalla scelta che loro hanno fatto, e l'altro invece si muove attraverso percorsi storici in trekking e attraverso due parchi, fra l'altro il parco del Gran Sasso Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella, dove andremo negli eremi fino ad arrivare su appunto alla costa dei Trabocchi. Il turismo è una realtà che rappresenta non solo il turismo finanziato da se stesso, ma un turismo con un forte indotto. Indotto che chiaramente deve far sì che ci sia una città pronta ad accogliere questa realtà che noi stiamo cercando di promuovere con tour operator a livello internazionale, e fra l'altro anche un discorso che porta, diciamo, la notorietà di quelle che sono le specificità, tanto è vero che come Camera di Commercio ci siamo prodigati a dare non un segnale ma ad essere attori di quello che può essere chiaramente una base fondante di un'economia che ha bisogno, un cuore che puzza, questa è la logica. Oggi inizia Active Abruzzo, la seconda edizione, un'edizione molto importante che vuole ridare corpo e sostanza a tante imprese che hanno avuto difficoltà con la pandemia. Noi a conclusione di questo Active presentiamo due percorsi, ma oltre a questo nei prossimi giorni al TTG porteremo 19 percorsi dell'Abruzzo, sono percorsi di turismo esperienziale, turismo attivo con oltre 8 imprese e dove promuoviamo l'Abruzzo con grande impegno e con grande determinazione. Ma è nata perché un turismo molto interessante, sta uscendo da quello che si definiva prima un turismo di nicchia, sta diventando sempre più importante anche perché le persone, invece di facciamo venire in Abruzzo, ma invece di farle stare così sdraiati sulle spiagge, il turismo marino fa ancora l'80% del totale, li portiamo a scoprire le bellezze straordinarie dell'interno della nostra regione, facendogli vivere delle emozioni, delle esperienze attraverso il trekking, la bicicletta, gli eremi, insomma, tutte cose bellissime che noi abbiamo e che è utile che il mondo conosca. Il Comune dell'Aquila ha contato con la presenza dell'assessore al turismo, Fabrizia Aquilio. Italia, e stiamo cercando di crescere anche come promozione, quindi buon lavoro e mi auguro che possiate rimanere comunque catturati da questa terra, che è una terra che è uno screening, e quindi che possiate comunque suggerirla come destinazione. Grazie comunque per la vostra presenza e fate un buon soggiorno. Gli operatori saranno impegnati fino al 12 ottobre a camminare e pedalare su percorsi pensati appositamente per loro. L'augurio è che rimangano affascinati dai percorsi e che possano essere da traino per l'arrivo di molti turisti. Facciamo turismo attivo, active travel, quindi portiamo nordamericani a fare vacanze culturali attive in Italia. Senta, siccome è il primo giorno, avete avuto già modo di vedere parte di questo percorso, di questi percorsi? Per ora il panorama dalla macchina e non vediamo l'ora di iniziare a pedalarli.